Oggi prepariamo la ricetta numero 57 dal libro La cucina napoletana, ovvero la zuppa di soffritto di maiale. Vediamo gli ingredienti. Innanzitutto la ricetta, che è presa dal libro La cucina napoletana di Giancarlo Francesconi. La Bibbia. Ingrediente fondamentale della zuppa di soffritto è la coratella di maiale, ovvero polmone, trachea, cuore e milza. Qui sono già stati puliti e tagliati i vari pezzettini. Oltre alla coratella, in particolare quei pezzi già nominati, dovete prendere delle foglie di alloro e almeno un rametto di rosmarino. Dove trovate la coratella di maiale? Beh, basta soltanto mettervi d'accordo col vostro macellaio di fiducia. Mi raccomando di lavare molto bene tutti questi pezzettini. Io li ho lavati per 2 ore consecutive con un filino d'acqua che andava dentro, in modo da cacciare via tutto il sangue. Questa è un'operazione fondamentale, quella della pulizia, mi raccomando, eh? Io apporto una piccola variante alla ricetta. La coratella di maiale, complessivamente 1,5 kg. Invece 250 grammi di pancetta fresca. Ecco, vedete, non è soltanto lardo, ma questa pancetta che è fresca deve contenere anche ovviamente della ciccia. Darà un buon sapore al soffritto di maiale. È una piccola contaminazione rispetto alla ricetta originale, però vi assicuro che dà molto sapore ed è buona. Nella ricetta che faccio io metto anche la salsa di peperoni. Questi sono circa 180 grammi di salsa di peperoni, 2,5 cucchiai. La trovo deliziosa e dà molto sapore proprio alla nostra zuppa di soffritto. Quindi se riuscite a procurarvi anche della salsa di peperoni, a Napoli si trova. Un ruolo fondamentale nella zuppa di soffritto lo occupa lo strutto. Mi raccomando, procuratevelo. Altro ruolo fondamentale è il doppio concentrato di pomodoro. Non dovranno mancare del sale, sale grosso, almeno mezzo peperoncino piccante e poi dell'olio d'oliva extravergine. Tornando alla coratella, una volta lavati i pezzi e quindi dopo aver eliminato tutte le tracce di sangue, vi conviene asciugarli, ecco, alla meglio, eh? Avvertenze per l'uso, e non dite che non ve l'ho detto. Allora, questa zuppa di soffritto contiene una quantità smodata di colesterolo, di trigliceridi, di grassi in senso lato. È una bomba calorica. Però, se voi ne mangiate una piccola razione, significa 50 grammi di bucatini, con un cucchiaio e mezzo massimo di questa zuppa di soffritto, e poi lo mangiate anche una volta all'anno, non succede niente, non vi preoccupate. Certo che se lo mangiate tutti i giorni. Quindi non dite che non ve l'ho detto. Quindi fatela, mangiatela con moderazione una volta all'anno, anche una volta ogni 2 anni. Non esagerate. Ora la ricetta recita così:
In una pentola capace e larga di fondo fate riscaldare la sugna e l'olio e poi gettatevi il soffritto che farete rosolare a fuoco vivace. Va bene, intanto la padella è già bella che calda. Facciamo sciogliere la nostra sugna che ha un punto di fumo più alta dell'olio e del burro e poi ci aggiungo proprio, giusto per dare un po' di sapore, vedete, pochissimo olio d'oliva extravergine. Lascio andare. Queste sono proprio le quantità. Sono 100 grammi di sugna e 2 cucchiai d'olio. A questo punto calate tutti i componenti, polmone, eccetera, ovvero la coratella. Ora dobbiamo fare proprio rosolare e asciugare un po' questa coratella. Le carni devono un po' cambiare e virare di colore, quindi lasciare andare così. Questa mi fa impazzire, questa parte di cartilagine è una cosa meravigliosa. Poi il cuore ha una consistenza molto tenace. Il polmone invece è proprio una nuvoletta all'interno di questo soffritto. La cosa che più mi meraviglia di questa salsa di soffritto, ad esempio, che non si parla di aglio, non si parla di altre verdure che non siano soltanto il rosmarino e l'alloro. Io dopo un po' aggiungo anche la pancetta fresca di maiale, è quella che sta sotto la cotenna, tanto per intenderci. Anche qui l'ideale per fare questa zuppa di soffritto sarebbe una bella pentola di coccio, mannate, anche quelle là di rame sono meravigliose, quelle pentole là. Fate pigliare calore da tutte le parti. Come vedete, già il colore si sta uniformando, sta diventando una sorta di grigio marroncino. E vi ripeto, mi raccomando che siano puliti al massimo questi pezzettini e anche scolati da tutta l'acqua. Mentre la carne va, prendete una terrina e in essa mettete, secondo la Carola Francesconi, 300 grammi di doppio concentrato. Ecco qua. Tenendo conto che questa contiene 440 grammi, questa quantità è più che sufficiente. Aggiungete un po' di acqua calda, così, e stemperate la vostra, il vostro concentrato di pomodoro. Ecco, sì, qualcuno aggiunge anche un cucchiaino d'olio all'interno, ma io tengo fede alla ricetta. Ecco qua, guardate che bella vellutata abbiamo ottenuto. Ecco il colore giusto della carne ormai sigillata. A questo punto versate il pomodoro.
Ah, così. Una mescolata. E già questo colore è proprio classico del soffritto. Ma questa salsa dovrà tirare. E dovrà cuocere per circa 2 ore. Quindi da questo momento in poi fate scattare il vostro cronometro e considerate circa 2 ore di cottura. È il momento della salsa di peperoni, tutta, sono 180 grammi di salsa di peperoni, darà una nota caratteristica al vostro piatto. Varianti, qualcuno la fa soltanto con la salsa di peperoni e non mette assolutamente il doppio concentrato. Altri non mettono la salsa di peperoni, ma soltanto il doppio concentrato. Così come ho descritto nella parte bibliografica di questa ricetta. Non è finita. A questo punto dovete aggiungere le vostre foglie di alloro, che daranno un profumo caratteristico. Il vostro rametto di rosmarino, io lo metto proprio così intero e dopo lo tolgo alla fine, quindi va in infusione a dare tutto il suo profumo, e il peperoncino. Non ne metto tantissimo subito, ma aspetto a sentire il sapore del soffritto per aggiungerne altro. Abbasso la fiamma e copro. A questo punto è il momento di salare, anche qui col sale all'inizio, una certa quantità, poca, dopodiché in base alla salinità del ragù, perché questo in effetti è un vero e proprio ragù fatto con il famoso quinto quarto del maiale, potete aggiustare di sale. Io ricopro e ora le 2 ore canoniche. Il pomodoro del pennolo che ieri ho comprato da Carla, wow, bellissimo. Pomodoro del Vesuvio, io non c'è di meglio a Cattaraville. Sono passate 2 ore e mezza ed ecco come si presenta la zuppa di soffritto. Ho tolto il rametto di rosmarino e ora assaggio. Andiamo a cercare l'assaggio. Guaiù! Il profumo è issa. E ora sentiamo il sapore qua. Un po' di cuore e un po' di polmone. Ma non ne credo io. Meraviglioso. Piccantezza giusta. Vieni qua. Ho fatto la piccantezza giusta, poi se ognuno se la vuole aggiustare mettendo più peperoncino ci può pure mettere. E mo già fai in razione per mia sorella, per mio cognato, mo le vaschette mi ha preparato stasera, però mi faccio un grande bucatino. Ed ecco la mia zuppetta di soffritto, il mio assaggino. E qua dentro metterò 50 grammi di bucatini e sarà l'assaggio per voi e chiaramente anche per me, no?
l'acqua bolle e sarà salata e io calo la misera quantità di 45 grammi di bucatini per l'assaggio, basta. Mentre i bucatini stanno cuocendo ho messo in un pentolino proprio una razione minima di zuppa di soffritto che riscalderò. I bucatini sono pronti, spengo e poi li salto, li sugo, poi sono pochissimi, giusto per un assaggio. Un po' di acqua di cottura, ecco qua, e ora diamo una mescolata, ecco qua, a così, oi. Profumo intenso, aio. Questo è un piatto che io mangio una volta all'anno. Ecco qua, è pronto e ora impiattiamo. Ed ecco i nostri bucatini con la zuppa di soffritto pronti per l'assaggio. A tutti buon appetito! Già assaggiato il sapore del soffritto, ma guardate questo sugo, bello, denso, profumato, la capolo di più. Insuperabile, basta, 10, con lode pure, non solo, ci ho aggiunto un altro po' di peperoncino sul, molto piccante sul, questi bucatini, voglio, che vi posso dire, secondo me non c'è piatto migliore. Viva il quinto quarto! Annare, l'ho preparata! Massimo! È pronta la zuppa di soffritto? Poi tutte e due. L'ultimo boccone. Vai, inenarrabile, alla prossima, è troppo buono. Quanto è bella stu cielo, quanto è bella stu mare, tutta attorno mi pare che è tornata giovane. E che stai giardina,
come fresca e gentile. A guarda chi sto sola, se siete in pena o piacere.